Anche quest'anno, l'8 settembre, giorno della festa della Natività di Maria, le famiglie che seguono la piccola regola scritta da Don Giuseppe Dossetti si sono ritrovate a San Martini, ospiti delle famiglie della Visitazione. Nella mattinata, Vincenzo Balzani ha tenuto una conferenza sul cambiamento climatico. Dopo pranzo, i superiori hanno avuto un momento di confronto. Quindi, fratello Renzo, della piccola famiglia della Resurrezione, ha raccontato la presenza della comunità in India. Nel pomeriggio la messa all'aperto, con la lettura a voci alterne della piccola regola. Proprio per vivere questa comunione, attraverso questa piccola regola, che è una regola semplicissima, ma che tocca l'essenziale della nostra vita cristiana, per cui ringraziamo proprio insieme questo momento in piena commozione, perché è un dono veramente grande il Signore, che unisce persone anche che vengono da lontano. Per noi è una grandissima gioia poter essere raccolti da questa paternità attraverso la quale abbiamo gustato e gustiamo i doni che sono di tutti i cristiani, questo dono della parola di Dio e dell'Eucaristia che ci ha fatto fratelli e che ci riempie di gratitudine. È la regola, non ci sono parole, perché veramente non la conoscevo e sono rimasta piena di una grande gioia dalla prima volta che l'ho letta. E ogni parola è legata, è conseguente e quindi come diciamo unifica tutto, la giornata, la vita, viene tutto unificato, ecco. Bene, era bellissimo essere qua con tante persone, tante famiglie, tante che si ritrovano tutti i giorni attorno alla regola di Don Giuseppe e tutti insieme leggiamo lo stesso passo della lezione, cerchiamo di stare insieme in questo modo. Che ha partecipato alla festa anche una delle famiglie, faceva parte all'inizio dell'esperienza di Don Giuseppe e che poi ha avuto una storia particolare e quest'anno è ritornata in parte a celebrare l'Eucaristia con la festa della regola. Quindi io ho avuto in qualche modo il desiderio di dire che tutti erano dentro a questa festa, che non c'erano degli spettatori esterni, ma tutti eravamo dentro. E credo sia molto importante ritrovarsi insieme. Tutte le varie comunità sono anche con le loro fragilità e debolezze, quindi è molto importante festeggiare, trovare i fondamenti spirituali più profondi, incoraggiarsi e la messa anche ritrovarsi così amichevolmente, parlarsi, raccontarsi come sono andate le cose, cosa bellissima.